Buonasera ragazzi, siamo qui ad Arola, vicino a Lucedio, dove c'è in pratica il santuario della Madonna delle Vigne. Con noi stasera c'è Matteo. Ciao. E adesso vi spiegherò brevemente la storia di questo santuario e quello che c'è all'interno, quello che c'era all'interno. Stiamo entrando nella boscaglia, nel bosco, dove dovremo fare un pezzo di strada prima di arrivare alla chiesa. Allora, questa chiesa è stata creata nel 1600, all'inizio del 1600, molto più piccola di quello che è oggi. Oggi è un po' più grande, è stata ristrutturata appunto nel 1700, nel 1713 per l'esattezza, da Antonio Bertola. Allora, la storia racconta che questa chiesa sia un posto demoniaco. Perché? Perché si è già sentito molte volte parlare del sigillo del diavolo. Allora, nell'abbazia di Lucedio, che è pochissimo distante da qui, appunto a quei tempi, intorno al 1900, fine 1800, i monaci cistercensi sono arrivati appunto in quell'abbazia e hanno iniziato la lavorazione del riso. Ad alcune persone non stava bene questa cosa e un gruppo di streghe, proprio streghe, facevano dei riti nell'antico cimitero qui di Arola e all'interno della chiesa, appunto qui Madonna delle Vigne, dove stiamo andando adesso. Si racconta che nei sotterranei della chiesa, che è tutto murato, non si può neanche accedervi, comunque ci siano i cadaveri di dei monaci addirittura. In pratica queste streghe facevano dei riti per fare mandar via questi monaci. Poi successivamente sono stati traviati anche appunto i monaci dell'abbazia vicina e della gente del paese, così facendo la chiesa, il Vaticano ha fatto sconsacrare la chiesa. Un monaco alla fine questi riti erano con l'intento di evocare il demonio, riuscendoci. Ci sono riusciti un monaco, non si sa come, tramite una melodia, è riuscito a intrappolare il demonio in persona all'interno delle mura di questa chiesa. Infatti, all'interno vi farò vedere che c'è un pentagramma che sarebbe il sigillo del diavolo, che suonato dall'inizio alla fine lo evoca e suonato dalla fine all'inizio lo rinchiude. Ci sono un po' delle diatribe su questa cosa qui del inizio fine fine inizio. Io dico quello che sono riuscito a trovare sia su internet che sui vari video, visto che ce ne sono centinaia. Allora, vi spiego. All'inizio del tempio della chiesa, scusate, vedremo delle raffigurazioni. Sono delle rappresentazioni che si chiamano rune. Allora, le rune sono delle immagini, delle rappresentazioni o raffigurazioni. Sono dei simboli, in pratica, dei simboli che nell'antichità venivano usate come lettere, però venivano intese come termini, cioè come parole. E ogni runa, ogni immagine ha il proprio significato.
Io adesso sono riuscito a trovare quattro significati per le rappresentazioni che vedremo. E poi ce n'è una che se voi volete aiutarmi a trovare il significato, ci farebbe molto piacere. Significato. Qua ce n'è un'altra più completa con va vari simboli. E dopo questa è l'entrata. Entriamo. Qui c'è un altare che hanno portato via comunque statue, busti e quant'altro, perché appunto la chiesa, quando ha scoperto che monache, suore, preti che facevano appunto questi riti, eccetera, hanno deciso di sconsacrare questa chiesa. È stato proprio il Vaticano, la chiesa, a volere sconsacrare questa, per poi intrappolare il maligno. Allora, io mi preme subito fare vedere questo perché è la cosa più interessante. Se si riesce a vedere, quello è un organo, viene rappresentato un organo, e appena sotto, in quel riquadro piccolo, questo, lo spartito del diavolo. Non mi veniva la parola. Guardate le colonne, la rappresentazione delle colonne. Le colonne, la rappresentazione delle colonne. È bellissimo. Forse così, ed è altissimo come potete vedere. È altissimo. Facciamo un giro da dietro. Vedete, questo qui è il dietro del tempio, tutto rovinato, bucato, con i calcinacci che vengono giù, i pavimenti rotti. E su questa parete c'è proprio scritto Nuova Sintonia, Vecchia Melodia, che si fa riferimento Allo allo spartito del spartito del diavolo. diavolo. Qui, come si può vedere, ci sono delle illustrazioni tipo da chiesa, due lettere che poi magari ci informiamo, MV. E qui BR, che era? Perché BR, aspetta che adesso lo dico c'è subito. l'illustrazione sul davanti. Busto della Rode. Busto della Rode, non lo so, sarà una famiglia o un qualcuno. Lì c'è scritto Battale, Battale Giuseppe, Giuseppe, fratelli Frailei, Bertotti, Bertinotti, Montarocco. Montarocco. Devo vedere se c'erano. Però è una cosa strana questa della prima, no? È una cosa strana questa della prima, la scarica adesso è accesa. Può essere una anomalia, ragazzi. Può essere. E qui
pensare che facevano dei riti. Guarda su, su. Ok. Vedi? È enorme sto posto. Di qua? Tutti i vetri rotti. Un mucchio di pipistrelli. Andiamo. Iniziamo con la tua. Ragazzi, abbiamo le foto. Sono passati 15 minuti. Un secondo che andiamo a recuperarle. Allora, la prima è la sua. Allora ragazzi, siamo qua per fare un rituale del selfie, che consiste in fare tre selfie a testa, aspettare per ogni selfie, aspettare 15 minuti e guardarlo, se ci sono delle anomalie o no. Per entrare in questo rituale, a ogni selfie si dice: e se è sceso il buio, per favore fatti vedere stanotte. Vedremo cosa capiterà. È sceso il buio, per favore fatti vedere questa notte. Ok. È sceso il buio, per favore fatti vedere questa notte. Non sembrerebbe nulla. Non si vede nulla. Vediamo il mio. Nulla. Aspetta. Quello così. Aspetta. Vediamo un attimo. Allora, si vede questo, che dovrebbe essere questo lato di qua. Infatti c'è la pietra lì così. Però lì non c'è nessun, vedete? C'è un'ombra. Visto così sembra una macchia di sangue però, eh? Sì. Mirko, vedi un po'? Visto così è inquietante sta roba, è una macchia di sangue sta roba. Sì. E là non c'è. E là, nell'angolo di là sarebbe. Sì. Ingrandisci la foto, faccio di capire dov'è. Farlo tu. Okay. Sì. Vedi? No, non c'era. No, non c'è. No, non c'è niente. E neanche quello sopra? No. No? No, no, no. Ma se tu la guardi bene, guardate il colore, sembra una macchia, è una macchia di sangue. Sì, 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 è una macchia e di sangue. E anche contro il muro. E anche contro il muro. Che guardandolo adesso il muro non c'è niente. E anche questo. E anche questo non c'è. No. Ok. Va bene. Interessante. Bene. Adesso procediamo col secondo, lo faccio io e sono curioso di farlo da fuori oppure da qua, lo voglio fare verso il fuori. È sceso il buio, per favore fatti vedere questa notte. Vai. È sceso il buio, per favore fatti vedere questa notte. Ok. Ragazzi, a quanto pare un gruppo musicale tipo metal satanista, musica satanista, e a quanto pare questo leader di questo gruppo ha fatto delle cose brutte e evoca i demoni. Mi informerò, non lo so.
Quella tua ombra. Sì, quella è la sua ombra. Non c'è niente. C'è niente. No. Punta lì la torcia. Lì. Più sotto. Lì. Quello. Oh, vedi che è tutto verde. Guarda qui. Non sembrano delle facce. Sì. Si sposta? Penso non lo vedono. Sposta la torcia. C'è quel punto lì. Punta. Sì. E lì non c'è niente. Per punta qua. Prova un attimo a togliermi una. Punta lì. Non è verde. Lo sapevo. Guarda. Non è verde. Guarda. E anche questa mi sembra una faccia di tipo un animale. Questa, ragazzi, sarebbe questa parte qua. E il buco, guarda, sembra che si stava chiudendo comunque. Guarda bene. Perché finisce il buco. Su questa parete, praticamente, vedete c'è che chiodo. C'è un buco? No. No, no. Non è quella. Il chiodo è qua. Sì. E non c'è. Ma fai luce. Non c'è. Fai luce. No. Non c'è. Non c'è. No, è vero. Ragazzi, allora il chiodo, vedete nella foto il chiodo, giusto? Qua, sarebbe su questa altezza qua. Ma non c'è. Non c'è niente. Non c'è niente, ragazzi. E qua il buco non c'è. È vero. Non c'è il buco qua. No. Non c'è. Vedete questo buco? Qua nella foto è come se si è chiuso. Non c'è. È come se si è chiuso così, per miracolo, per... Boh, non si sa, ragazzi. È interessante. Vedremo con il mio. Allora, questa parte qua sembra che ci siano delle facce. Ok. E lì sopra, bene o male, si vede il muro sgretolato, ma di facce proprio non se ne vedono. E idem, qui io ci vedo la faccia di un animale, che è in questa parete di qua, vieni con la luce, e qui non si vede nulla. No. Proprio, ecco. Scusate. Ok. Non si vede. Non oramai è andato. Nulla. Cioè, ragazzi, non c'è nulla. Adesso passiamo alla tua. Allora, ragazzi, nella mia foto è come tutto nella norma. Non si vede nulla. E basta. Per ora è così. Vai. Sì, sì. È sceso il buio, per favore fatti vedere questa notte. No, ho sbagliato. È sceso il buio, per favore fatti vedere questa notte. Allora, questo è il terzo selfie. No, è il riflesso. Non c'è niente. Non c'è niente, ragazzi. Allora, questo è l'altro mio selfie. E sembra che stavolta non ci sia nulla. No. No, questa è la crepa del pavimento. No, ragazzi, non c'è nulla neanche in questa. In questa non c'è nulla. Ma sei davvero sicuro? Forse sei stato intervistato qualcosa. Una cosa, non vedo niente. E che le parole non ci sono. C'è un po' di rosso. E su questo muro
Cioè, se vedete, ci sono le parole nuova sintonia, vecchia melodia. Sulla foto E qua non ci sono. non ci sono. Via. Allora ragazzi, questo video è finito. Abbiamo appurato che purtroppo dentro questo tempio qualcosa c'è e non è buono, anche perché tra sangue, parole che comunque lei ha sentito, quella frase che ancora adesso la sento che è agitatissima, e qualcosa c'è. Rituale del selfie funziona. Sì, Perché non comunque è. tramite le sue non è risultato nulla, però tramite le mie foto c'è sempre qualcosa, una faccia, adesso del sangue addirittura, è stato molto molto forte. Magari allegheremo al video anche le foto che abbiamo fatto, ok? Allora ricordate, mettete un pollice in su, un mi piace, iscrivetevi al canale. Ciao a tutti! Ciao. Allora, scusate ragazzi, ho preso un po' appunti per essere il più preciso possibile. Allora, questa croce che c'è qui rappresenta Al-Jiz. Il significato è di protezione, creazione, connessione tra due mondi, opportunità, nuove sfide, senso di opportunità e progresso. Invece, per uso magico, perché le rune venivano usate anche nella magia, protezione, certezza di sostegno, consiglio e processo decisionale. Poi, allora, questo simbolo qua è il simbolo di Otila, legato al ciclo di vita dell'essere umano e ai valori e ai desideri. Simboleggia prosperità, famiglia, patria, nobiltà, buona posizione sociale. Poi, questo simbolo qua è Tiwar, significato è guerriero, coraggio, fuoco, vittoria, successo, dedizione, fiducia e perseveranza. Per uso magico, protezione, vittoria e forza. Questo simbolo qua, che proviene da un'altra etnia, rappresenta la luce. È l'unione di due grandi flussi di fuoco, terrestre e divino, collegamento che genera un vortice universale, la trasfigurazione che aiuta una persona a scoprire l'essenza dell'essere. Scoprire l'essenza dell'essere multiuniverso attraverso la luce. Questo simbolo qua invece non siamo riusciti a trovare alcun significato. Se volete darci una mano voi, scrivetelo nei commenti.